Ciao da Emanuele, bentornati nella cucina di Bimbi Boss. Oggi prepariamo insieme i cracker, sostitutivo del pane. Possiamo usarli per creare delle tartine veramente molto 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 carine e sfiziose, ma soprattutto vi faccio vedere con che facilità riusciamo a farli. Accendete il Bimbi che iniziamo! Gli ingredienti per questa ricetta sono 115 g di acqua, 10 g di lievito di birra fresco, 300 g di farina tipo 00 più quanto basta, 20 g di olio extravergine di oliva e mezzo cucchiaino di sale più quanto basta. La prima cosa che andremo a fare sarà inserire all'interno del boccale del Bimbi 10 g di lievito fresco e 115 g di acqua. Richiudiamo e impostiamo 3 minuti 37 gradi, velocità 2. Uniamo adesso l'olio e la farina. E mezzo cucchiaino di sale. Richiudiamo e impostiamo 3 minuti spiga. Adesso trasferiremo il nostro impasto all'interno di una ciotola ben capiente e lo compatteremo in una palla. Ed eccoci qua. Lo riporremo all'interno del recipiente e lo copriremo con pellicola trasparente. Lo faremo lievitare per 2 ore lontano da correnti d'aria. Passate 2 ore, andiamo a riprenderci il nostro impasto. Prendete metà dell'impasto e, aiutandovi con un po' di farina, cospargete la farina sul piano di lavoro o, in questo caso come me, un foglio di carta forno e sulla macchina per stendere la pasta. Se non avete la macchina per stendere la pasta andrà benissimo a mattarello, dovrete lavorare parecchio però. Stendete la pasta a 2 mm di spessore. Una volta fatto, aiutandovi con un coltello o una rotella, tagliate tanti quadrati della forma, insomma, dei vostri cracker. E disponeteli già su una teglia ricoperta da carta forno. Dopodiché, con i rebbi di una forchetta, andate a bucherellare i nostri cracker. Una volta che avrete fatto, infornate in forno già caldo a 200 gradi, modalità statico, per 14-15 minuti. I nostri cracker sono pronti, adesso aspettate che si freddino un poco, dopodiché potranno essere serviti. Ed eccoci qua, i nostri cracker sono pronti. Se vi è piaciuta la ricetta, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Da Emanuele è tutto, un bacione, alla prossima, ciao!